Siamo stati spiati, soggiogati, trattati come delinquenti da un governo che in due mesi ha distrutto i nostri diritti fondamentali, naturali e costituzionali. Il Parlamento si è fatto sostituire dalle varie task force che hanno commissariato di fatto l'Italia alle lobby internazionali. Colleghi, la militarizzazione diffusa e il bombardamento mediatico sono stati usati come mezzi di propaganda per condizionare le menti degli italiani, facendo leva sulla loro atavica paura di morire e censurando chiunque osi alzare la testa e denunciare questi abusi. Vi siete dovuti mascherare per non farvi riconoscere dagli italiani, che ben sanno che siete i responsabili di questa emergenza. Ci sono tutti in quest'aula: il centrodestra del modello azienda Veneto Zero di Zaia e Mantoan, che negli ultimi 10 anni ha cancellato il 40% dei posti letto in terapia intensiva, così come la cosiddetta sinistra, che con il suo Zingaretti ha fatto da perfetto esecutore delle politiche neoliberiste predatorie degli ultimi 30 anni, speculando come sciacalli, arricchendo i privati in attesa della Guardia di Finanza, che evidentemente in queste ore è già negli uffici della giunta laziale. Zingaretti poi, prendendo esempio dalla campagna vaccinale lombarda che ha causato i disastri che oggi paghiamo, ha ben pensato di imporla anche nel Lazio, pur sapendo che esistono già ampie evidenze che le vaccinazioni antinfluenzali porta a quasi il 40% di casi Covid in più per interferenza virale. Come se non si sapesse che il coronavirus è un cofattore, quindi indicatore di altre criticità ambientali. L'inquinamento, anzitutto, anche quello elettromagnetico, con i suoi effetti nocivi termici. Colleghi, perché i cantieri delle antenne, come quelli anche delle grandi opere da nord e sud d'Italia, non si sono mai fermati per il Covid, chissà come mai. Ed allora, nel pieno sequio di questo scientismo della Santa Inquisizione da salotto televisivo, si possono sacrificare il personale militare, i poliziotti, il personale medico, i nostri figli, i nostri anziani, alle sperimentazioni di un vaccino che sappiamo, e lo sanno anche i sassi, non servirà a nulla per la mutevolezza del virus. Il tutto ovviamente avvallato da questo Movimento 5 Stelle, che abbiamo visto anche oggi essere in piena crisi di identità, ma che resta attaccato alle sottane del PD, tradendo tutte, dico tutte, le promesse elettorali in cambio di qualche poltrona, impegnato forse troppo. Collega, la invito a concludere. Colleghi, queste ingiustizie, colleghi, proprio nella giunta laziale. Complimenti. Se non fossimo in un paese democratico ci sarebbe da pensare male, ma veramente male. Tutti questi DPCM sono incostituzionali, lo sappiamo bene, sono il simbolo dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali, altro che 25 aprile. La storia non perdona, Presidente, ed un giorno, molto presto, dovete spiegare perché avete sacrificato l'Italia e la nostra Carta Costituzionale, sottomettendoci ai giochi geopolitici tra Stati Uniti e Cina, lasciando che questo paese divenisse territorio di nuove guerre, fatte certamente con i virus, e svendendo tutte le nostre informazioni, anche quelle più private e intime, al miglior offerente. E allora mi rivolgo a lei, Presidente, e alla relatrice Lorenzin, tanto cara già al popolo italiano. E ho un messaggio da parte di tutti gli italiani che non ci stanno e che non vogliono far vedere, farvi vedere cosa se ne faranno di tutti questi provvedimenti incostituzionali. Ha chiesto di intervenire a titolo personale. Scaricateli pure tutte le vostre app. Grazie. Ha chiesto di intervenire la deputata Veronica Giannone, prego. Colleghi, però, per cortesia.